Oggi ragazzi parliamo di lenti. Lenti non per forza per direttori della fotografia, non per forza per chi vuol fare solo il direttore della fotografia, ma un po' per tutti. Per chi sta iniziando adesso, per chi ha un livello intermedio e per chi invece vuole fare quel level up e iniziare a lavorare con delle lenti cinematografiche. Andiamo a capire un po' le differenze, andiamo a capire che cosa ha senso fare come investimenti o come rental. Immergiamoci in questo fantastico mondo. Sigla! Se mi vedi per la prima volta o se semplicemente sei nuovo al mio canale, sappi che abbiamo un podcast con la mia casa di produzione Plasma. Si chiama Plasmaverse Podcast, lo trovi al link qua sotto. Sono delle chiacchierate in ambito filmmaking, artistico e anche lato di crescita personale che sicuramente ti aiuteranno ad aprire e spaziare ancora di più la tua visione di questo settore. Allora, partiamo intanto dicendo che ci sono diversi momenti della carriera del filmmaker. Filmmaker si può definire come principiante, freelance o professionista. Parliamo di professionista quando il film maker prende anche atto di quello che vuole fare nella propria vita e dice: voglio diventare montatore, voglio diventare direttore della fotografia, regista, sti cazzi. Non per forza, c'è anche da dire che il filmmaker deve andare a prendere questa decisione, quindi non per forza il filmmaker deve andare in questa direzione. Ma noi oggi, parlando di lenti, andiamo a parlare di quel filmmaker che, dopo essere stato freelance per un po', va anche a fare una scelta specifica verso la direzione della fotografia, quindi verso una cura appunto sul lato lenti ancora più specifica e accurata. Ma partirei dalla base, partirei dal lato principiante. Quindi stai partendo adesso, stai iniziando ad approcciarti al lato appunto filmmaking, ottiche. Che cosa è meglio per te e a che cosa dovresti tenere conto in questo momento appunto di vita? Proprio per il fatto che stai iniziando in questo momento non c'è tantissimo da dire. In realtà, che tu abbia una DSLR, una cinecamera o qualsiasi tipo di macchina fotografica che tu abbia, devi ragionare in termini di praticità e dall'altra parte di sperimentazione. È molto importante non focalizzarsi, che è anche un errore che fanno molti, su una lente sola. Quindi mi compro il mio kit con la mia lente e utilizzo quella per sempre. Una volta c'era il meme del 1855, denominato da molti il plasticotto. Prendevi il kit, c'era quella lente di merda ed era una merda, proprio letteralmente. Non ti abituava, diciamo, a alzarti dalla sedia e fare determinate cose. Avevi questa escursione 1855 molto comoda, a questa apertura F4 fissa, o mi pare fosse 4 5.6, adesso non ricordo, non ti dava questa opportunità di sperimentare fisicamente, che è anche parte secondo me del filmmaker principiante: prendere lenti e andare proprio fisicamente a vedere quanto cambia in prospettiva stare a 10 cm piuttosto che 10 metri da un soggetto con la stessa lente. Un 50 mm è sempre un 50 mm, un 35 è sempre un 35, cambia il come poni questa lente vicino al tuo soggetto. Quindi il mio consiglio lato lenti è sperimentare, no matter what, fotografiche, vintage, quello che volete, ma sperimentate e andate a vedere proprio a livello pratico quanto può cambiare lato manufacture su un tipo di lente piuttosto che un'altra. Cito per dire Sigma e la sua serie Art, secondo me è buonissima sul lato fotografico, il Sigma Art 18-35 che conoscerete tutti. Cito Canon per tutto invece quello che può essere il kit Red Ring, richiamato da molti, sempre fotografico, molto lama, molto high quality. Vi cito anche in realtà Panasonic, che le lenti che ha fatto con Lumix, come anche Fuji, per le ottime ottiche che hanno, come dall'altra parte, come non citare le Zeiss che lavorano a braccetto con Sony. Invece sono tutte ottime lenti fotografiche. Chi a livello, diciamo, di dettaglio lavora meglio, prendiamo magari Canon o Zeiss a mio parere, e chi può lavorare un pelino peggio, però il succo nel momento in cui sei principiante è sperimentare. Molti ti direbbero, io te l'avrei anche detto qualche anno fa, comprane meno ma che siano qualitativamente migliori. SNI, nel senso che anche bene, se hai amici videomaker o filmmaker, farti prestare lenti proprio per provare questo feel. Ci sono tante lenti, soprattutto su eBay, ed è il mio gancio per collegarmi allo step 2 di questa fase, diciamo, da filmmaker, che sono vintage, che sono, come dire, non prettamente le lenti che trovi sul mercato, che veramente con 50 euro, meno comunque di 100 euro il più delle volte, ti danno grandi soddisfazioni per grandi differenziazioni sulla resa che puoi avere dall'altra parte, sul lato d'immagine. E mi collego proprio a questo, alla seconda fase del lato appunto filmmaker, quando si diventa freelance, quindi quando attivamente si può dire: bene, sto lavorando come filmmaker già da un po', mi sono fatto il mio corredino, iniziamo a ragionare avendo un qualcosa in più, un qualcosa che mi va a creare un mio look specifico. Ecco, quello è il momento invece dove a livello pratico dovreste prendere in considerazione sempre di più, a mio parere, il discorso vintage. Perché? Perché il discorso vintage è il punto, diciamo, più vicino
vicino all'andare a lavorare con delle ottiche vere, mi viene da dire, vintage cinema, e soprattutto metterci mano a livello tecnico, ne parliamo tra un secondo, e avere quel look specifico, ricercato, che non ti darà nessuna lente che normalmente prendi da principiante. Non ti darà nessuna lente da principiante perché le lenti da principiante, o per lo più mi viene da dire le fotografiche, sono lenti un po' più standardizzate, devono essere ben utilizzabili, devono essere sharp, funzionali, avere le funzioni che stanno a passo coi tempi, come appunto autofocus eccetera eccetera, ma magari non hanno una attenzione esagerata su quello che può essere appunto un look ricercato, un feel ricercato, ed è una cosa che invece trovi nelle ottiche vintage. Ti rimando tra l'altro qua sotto a un video che ho fatto qualche anno fa, penso 4-5 anni fa, blu, dove ho sperimentato veramente tantissimo con queste ottiche vintage di tutte le salse, cioè passate da ottiche cinema a ottiche veramente da 20-30 euro, c'è di tutto e c'è un look specifici. Tra l'altro proprio in quel video ti elenco anche le ottiche utilizzate, e fatemi sapere tra l'altro nei commenti qua sotto se vi piacerebbe vedere qualche breakdown di produzioni del genere e spiegarvi che lente ho usato, eventualmente che approccio c'è stato lato cinematografico. Mentre da una parte abbiamo il pro dell'avere, come dire, delle lenti vintage con carattere, con un distacco anche abbastanza importante da quelle che sono le lenti in commercio ad oggi, dall'altra parte dobbiamo tener conto che dobbiamo renderle anche ad utilizzo cinematografico, o perlomeno utilizzo filmmaking. Che cosa vuol dire? Vuol dire che le dobbiamo cinemoddare, dobbiamo renderle utilizzabili anche su dei rig professionali che andremo a utilizzare con o senza crew. Per fare un piccolo elenco partiamo chiaramente dal lato ghiera. Come sapete le ghiere fotografiche sono ghiere flat o simil flat, le ghiere invece di lenti cine hanno bisogno di avere una dentellatura specifica per essere anche prese da determinati follow focus. Oltre a questo c'è il discorso del decliccare il diaframma della lente, anche qui le lenti fotografiche sono fatte in un modo da non nascere come fluide, mentre invece le lenti cinematografiche sono belle fluide, sempre per il discorso di cambio ovviamente di non solo diaframma ma anche di fuoco ovviamente, avere dei lens cap specifici per le nostre ottiche e avere soprattutto degli adattatori sul fondo ottica che si vadano a incastrare bene con il matbox universale, quindi avere sostanzialmente un adapter per quello che deve essere appunto un matbox. E nel fare tutto ciò con una lente vintage andrete ad avere una, diciamo, lente vintage fotografica simil cinematografica, o comunque quella che può essere definibile come una lente cinematografica a tutti gli effetti, con il suo look specifico, con il suo flavor specifico, e anche che andrà, mi viene da dire, a definirvi come DP o comunque come figure per una visione. Vi piacciono le Canon, vi piacciono gli Helios, vi piacciono i Super Takumar, determinati tipi di lenti vintage che andate a spulciare online, ce ne sono un'infinità, e alcune possono avere anche delle peculiarità specifiche per radioattività, per funghi, per cose che magari vi piacciono e magari fanno veramente un look. Ecco, andate a creare il vostro corredo e da qui potete vendervi anche come DP con una visione specifica. E voi potreste essere anche DP che lavorano con lenti super pulite, super funzionali, non ve ne frega niente da lente vintage, non avete voglia di smazzarvi, ci sta, però tenete conto di questo per il lato invece look in generale, perché fa veramente tanto. Tra i miei preferiti ci sono i rifacimenti delle lenti Petzval russe, poi contate ancora di più se vanno sott'acqua per un'alluvione, per quanto vi romperò i coglioni per questa alluvione, e tu lo vai a pulire e per quanto avesse un look bello diventa ancora più merdoso perché ha avuto il fango dentro, perché no? Perché non vendermi con questo bellissimo 85 Super Takumar? Adoro, bellissimo. Tenete conto, parlando proprio di lato pulizia, che nel farvi il vostro kit personale andrete a entrare anche in un flusso che è bene che voi abbiate di cura e pulizia delle vostre ottiche, di assistenza dietro le stesse, che va ancora di più a sopraelevare la vostra figura. Nel dire ciò dico che ovviamente nel crearvi questo kit di lenti cinematografiche è bene che voi con il tempo le teniate pulite, le diate a determinate persone, o meglio a determinate realtà che facciano pulizia di queste lenti saltuariamente o comunque con veramente una scadenza fissa, e tenete conto che la cosa più importante è che nel fare ciò, nel porvi professionalmente in questo modo, andate ad aprirvi anche la possibilità di noleggiare le vostre stesse lenti a terzi. Sembra una cosa scontata, ma in realtà è un side business molto interessante, soprattutto nel momento in cui nel fare networking andate a far provare le vostre lenti ad altri direttori della fotografia o ad altri filmmaker, ad altri creativi che comunque ne necessitano, e veramente farsi il proprio piccolo kit con anche un piccolo investimento, quando parlo di piccolo investimento
momento si parla veramente dai 2000 ai 10.000 euro, mi viene da dire che secondo me sono cifre comunque realistiche parlando di ottiche. Ecco, tenete conto che già iniziare a farsi il suonolo alle 100-200 euro a giornata, dipendentemente anche qui dal tipo di lente che vi comprate, e andare a creare un micro flusso cassa su questa linea non è per niente male ed è soprattutto un lato di business che vi consiglio di guardare e adottare. Andiamo qui invece ad aprire la parentesi all'ultimo step, quindi il filmmaker che vuole diventare direttore della fotografia, o comunque il filmmaker che vuol prendere quello step del non mi basta più questo, inizio a lavorare su set importanti, inizio a lavorare su cortometraggi importanti, voglio di più e voglio avere quello che non posso comprare, perché sì, ci sono cose che non potete comprare. Nel momento in cui iniziate a lavorare professionalmente, non solo magari su commercial ma anche proprio su cortometraggi specifici, e andate a opzionarvi la Alexa di turno, per capirci, ovviamente entrate anche in un giro dove dovete scegliere chiaramente il tipo di ottiche da noleggiare, e scoprirete appunto con grande sorpresa, questo magari lo scoprirete veramente a come dire livelli un pelo più alti diciamo dell'inizio, che ci sono appunto ottiche che normalmente non ha proprio senso comprare. Vi cito nomi come le Pathé e Petzval, le Bausch e Lombalter, o semplicemente delle Pana che sono lenti da 50, 60, non so quanti K, come dire l'una, che a livello pratico, a meno che voi non vogliate fare degli enormi investimenti, non ha senso comprare, e dall'altra è proprio normalità per un DOP, anche per un DOP formato che fa cinema, avere, o meglio non ha senso che li abbia tutti, a meno che voi non siate, non so, Richardson, Dickens, vogliate avere in possesso quel kit specifico perché vi piace, perché è una figata e sono le vostre, quelle lì, di base 99% dei DP vanno, come dire, a fare dei noli specifici prima facendo ovviamente dei lens test. Mi viene in mente come veramente esempio pratico primo da prendere The Lighthouse, che è un film del 2019 che io vi invito a guardare, è diventato uno dei miei sicuramente preferiti di quest'ultimo decennio. Per Lighthouse, per quel look specifico che doveva sembrare proprio un film di inizio novecento praticamente, sono state noleggiate lenti che erano letteralmente ferme da 80 anni, non mi ricordo se dissero che erano lenti proprio mai utilizzate su un set, cose del genere, per avere quel look specifico. Quindi è importante poi, quando si entra nell'ottica, come dire, finale, capire che anche la lente, come chiaramente la macchina e come il direttore della fotografia, lavorano in rapporto al narrare una storia. Se andate a fare un film da Barbie, usate delle lenti; se andate a fare un film da Lighthouse o Oppenheimer, andate a usare altre lenti. Se a me, Filippo Cinotti, piace un look, non vuol dire che per forza quel look lo devo imporre alle produzioni su cui lavoro, assolutamente no, io devo lavorare per quella produzione. Quindi, per wrappare anche un po' l'episodio, se stai iniziando adesso, sperimenta anche con la cacca, sperimenta anche proprio con lenti marce, metti il burro cacao davanti alle lenti, vai vicino a tua sorella, a tuo fratello, a tuo padre, a tua madre, a un tuo amico, e vedi che cosa cambia da un 35 a un metro, a 20 centimetri, a un 18 mm vicino o lontano. Sperimenta e capisci soprattutto che le ottiche sono tutte fatte con delle caratteristiche specifiche. Il come lavora la lente è quello che devi iniziare a capire. Quando lo capisci, inizia a investire provando delle lenti specifiche sul look che piace a te, fai il tuo kit e ti auguro di diventare un grande direttore della fotografia e andare a dare il meglio della tua espressività artistica su lenti specifiche che andrai a utilizzare. Pensate in grande, anzi molti direbbero think outside the box o think there is no box. Wow! Ti ricordo che proprio parlando di lenti, proprio parlando di direzione della fotografia, c'è la Cinematography for Filmmakers Masterclass qua sotto, e ti ricordo che a febbraio uscirà invece Color Grading for Filmmakers, che è gratuito per tutti quelli che hanno in possesso la Professional Colorist Masterclass. Detto ciò, buona luce, buone feste e ci vediamo alla prossima. Delivering the Future.